Ciao a tutti, Golf Project, Paolo Battistini, Alessandro Pizzi. Siamo qui al Green Club Lainate a pochi passi da Milano e siamo sempre la Driver Project, siamo sempre per correggere gli errori del driver e oggi siamo arrivati a... Oggi siamo arrivati allo slice. Lo slice, ragazzi. L'errore temibile che vogliono tutti correggere, perfetto, che fanno in tanti. Fanno anche giocatori buoni allo anche slice. Anche giocatori buoni. Sì, sì. Perché vedremo, adesso analizzeremo lo swing di Ale e vedremo perché si fa slice, da non confondere con il pull slice. Quindi Ale, ce lo mostri? Esatto. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo visto il video di Ale, abbiamo visto come si fa uno slice e il Trackman ce lo conferma. Lo slice non è il pull slice, perché nello slice la traiettoria del bastone è dritta, perfettamente dritta. L'unico grosso errore purtroppo è la faccia del bastone, che più è aperta più la palla va a destra, perché la faccia del bastone conta al 90-95% sulla direzione della palla. Quindi Ale, come lo corrigiamo? Guarda, io ho in mente un drill simpaticissimo, bellissimo, il Nadal drill. Fantastico. Nadal cosa fa? Campione di tennis. Benissimo, quindi ci serve? Una bella racchetta. Ecco, da beach volley. Okay, allora, beach volley. Ok, Nadal cosa fa? Fa molto questo col braccio destro, col braccio sinistro. Ok, quindi noi abbiamo la nostra bella racchetta e per non fare slice con il drive bisogna saper richiudere un pochino la faccia del bastone all'impatto. Quale drill migliore con questo? Quindi vi posizionate sulla vostra palla e iniziate con il braccio destro a arrivare sulla faccia del bastone portando la racchetta dritta e richiudendo in questo modo. E poi lo provate a fare anche col braccio sinistro, questo modo, e poi con tutte e due. Perché? Perché chi fa slice tende ad arrivare troppo con la faccia aperta. Ragazzi, li facciamo ruotare sti avambracci o li lasciamo lì? Dai! Ok, così, perfetto. Quindi poi dopo averlo fatto un paio di volte, prendete il vostro bel drive. Prego. E tirate. Quindi ve lo faccio vedere subito. Faccelo vedere subito. Perfetto. Drittissima, ho richiuso un po' la faccia del bastone, palla presa in centro e quindi, come dicono anche i numeri del Trackman, 3 gradi e 6 faccia del bastone chiusa, quindi le fate andare sti avambracci. E certo. Molto bene. Ragazzi, cosa dovete fare allora? Allora, se non avete ancora messo mi piace alla nostra pagina Facebook, mettete mi piace. Dovete iscrivervi al nostro canale YouTube, siamo anche su Instagram, quindi seguiteci su Instagram. E quindi, ragazzi, che dire? Golf Project. Perfetto.